Buongiorno a tutti. A me è stato chiesto di parlare le nuove linee guida della ristorazione collettiva in Regione Veneto, come un impegno multisettoriale nella sicurezza alimentare. Devo dire che questa giornata mi rende particolarmente orgoglioso perché è l'occasione di un incontro, è l'occasione di un confronto, ma che deriva da un lavoro che in Regione Veneto è partito una decina d'anni fa circa. È un lavoro che è partito da lontano, partito un po' lontano, ha avuto un'evoluzione, ma ha avuto un'evoluzione grazie soprattutto, credo, alla capacità di chi ha lavorato, e non mi ci metto io, ma ci metto i colleghi del territorio, dei SIAN, delle aziende ULS del Veneto, che hanno saputo riorganizzarsi, rivedere la propria attività nella prospettiva di un intervento appunto multisettoriale. Io dovrei essere un esempio di multisettorialità, in quanto sono veterinario e mi trovo a parlare di ristorazione collettiva, ma credo che la caratterizzazione del progetto che almeno la Regione Veneto sta cercando di strutturare, sta cercando di portare avanti, sia un tentativo di dare una organicità a quello che la comunità europea vorrebbe. Qui non stiamo parlando di iniziative locali, territoriali, comunali o quant'altro. Qui stiamo parlando di un'applicazione del pacchetto igiene. Il pacchetto igiene parla di un approccio integrato e parla di interventi su sicurezza alimentare e la sicurezza alimentare comprende la sicurezza nutrizionale. Quindi qui non stiamo perdendoci in derive professionali di aree di competenze. Qui stiamo parlando di un approccio integrato. Noi siamo, dico perché, dico abbiamo cambiato. Abbiamo cambiato, devo dire anche che tra l'altro questo lavoro che sta proseguendo, almeno da noi in Veneto, siamo al terzo piano triennale 2008-2010, per 6 anni è stato seguito da una dottoressa che ringrazio, la dottoressa Chioffi, che ha coordinato l'area della nutrizione del piano triennale sicurezza alimentare e che vedete nel pieghevole, da piano triennale sicurezza alimentare è diventato ancora più integrato piano sanità animale e sicurezza alimentare. Noi eravamo partiti da una considerazione, parliamo di una popolazione in Veneto di 5 milioni e mezzo di abitanti e si parla circa di 400, 500, 600 mila persone che usufruiscono di ristorazione collettiva. Su questo noi abbiamo cercato di ragionare e dire: ma d'accordo, questa è la situazione, ma noi ci stiamo muovendo sugli obiettivi di sicurezza, di prevenzione, sugli obiettivi del pacchetto igiene? Siamo allineati su questo? Noi abbiamo fatto una valutazione e ci siamo detti: no, qui stiamo lavorando ancora una volta per adempimenti, per formalità, per percorsi codificati da altre parti che non partono dalla realtà nostra. Ma non perché la nostra realtà sia la migliore o la peggiore, è la nostra realtà ed è quella sulla quale noi ci dobbiamo confrontare e alla quale dobbiamo dare risposte operative. Noi ritenevamo quindi che questo, che è un problema, ed è un problema che sicuramente se non viene affrontato in termini organici determina, lo sapete meglio voi di me, che determina nell'anziano, nella persona adulta, grossi problemi se non viene affrontato tempestivamente. Avevamo ritenuto necessario superare il blocco dell'adempimento formale che a volte ci arriva dalla comunità, dal Ministero o anche dalla Regione al territorio, giusto direttore. Abbiamo cercato di dare un approccio diverso e sono partiti questi piani triennali regionali, partiti il primo nel 2002. Tra le varie aree di intervento c'era il settore della nutrizione. Su questo noi abbiamo valutato, quindi con questo problema, con questa problematica, con questa criticità della ristorazione collettiva, grandi strutture, imprese, situazioni produttive o anche situazioni personali, oltre a quelle istituzionali, scuole, ospedali, mense, abbiamo ritenuto necessario dare un segnale di discontinuità. Il segnale di discontinuità che voleva partire anche dalla considerazione che siamo in una realtà territoriale ricca, positiva, che ha delle risorse, che ha delle
positività da offrire anche in termini non solo alimentari ma anche nutrizionali. Noi l'altro settore, l'altro ambito nel quale ci siamo mossi molto è stato il confronto con la comunità, perché noi ci trovavamo con una normativa che imponeva delle regole, macro regole, che però non si adattavano bene alla realtà territoriale. Con questo piano abbiamo cercato di coniugare, di dare avvio a un percorso di coniugazione tra ciò che è l'adempimento formale istituzionale, che non vogliamo assolutamente abbandonare, valorizzare la nostra realtà territoriale e soprattutto dare quell'approccio etico che la comunità vuole, la tutela del consumatore. Su questo devo dire che ci è sembrato strategico l'intervento della ristorazione e a mano che andava avanti appariva sempre più strategico per una serie di motivazioni. L'integrazione in questa struttura, in questa attività, hanno partecipato molti attori della prevenzione, molti attori della ristorazione, molti operatori. Per dire, in questa giornata vedo molti veterinari, perché c'è la necessità di coniugare l'aspetto igienico-sanitario con l'aspetto nutrizionale. Ma l'aspetto igienico-sanitario non è disgiunto dall'aspetto nutrizionale perché ce lo dice la comunità, ma per un semplice aspetto, che se noi riusciamo a proporre degli alimenti igienicamente, sanitariamente e nutrizionalmente sani, noi ci risparmiamo molto del lavoro che dobbiamo affrontare e che stiamo continuando ad affrontare. Se io riesco a eliminare quel tipo di alimento o a ridurre al minimo quel tipo di alimento, ce la faccio, questo è molto più difficile, ma posso lavorare in questa direzione se do la corretta informazione al consumatore. Altro obiettivo della comunità, il consumatore deve poter scegliere, deve poter operare una scelta. Io devo dire sinceramente che finché riesco a dare un'informazione corretta, dico guarda questo è sano e ha dei residui, questo è sano, non ne ha, o questo è sano ma ha un contenuto particolare di grassi o che questo ne ha meno, la tendenza è evidente, il consumatore può scegliere. Questa attività non può però prescindere da un'integrazione con l'aspetto clinico. Io non posso non avere un aggancio. Abbiamo sempre lavorato che uno fa una cosa, una ne fa un'altra, ma le due non si parlano mai. Sapere quali sono le ricadute cliniche di determinate patologie, di determinate criticità della popolazione è fondamentale per poter tarare gli interventi di prevenzione. In questo senso, l'integrazione di questi lavori, che è stato coordinato, lo devo sottolineare, dal Servizio Igiene, Alimenti e Nutrizione delle aziende ULS del Veneto, che ha fatto da riferimento per tutti gli ambiti operativi, per tutti i referenti, tutti i cosiddetti stakeholder sulla nutrizione, ha elaborato una serie di linee guida. Ma attenzione, noi eravamo partiti con un obiettivo di dare delle indicazioni di massima. Strada facendo ci siamo confrontati con dei dati che abbiamo recuperato. E io su questo vorrei fare una riflessione.